La Black Isle Studio, fra i vari giochi elencati nello scorso video, stava programmando anche un Fallout 3, la cui produzione venne però interrotta quando l'azienda fallì per bancarotta e la Bethesda comprò i diritti per il gioco, producendo il Fallout 3 che noi conosciamo. Purtroppo il gioco era quasi completo e vennero lasciate 700 pagine di appunti, che per questo episodio ho esplorato approfonditamente per portarvi la lore completa del Fallout 3 che avremmo potuto avere. Jeremiah Maxon, anziano della confraternita, dichiarò guerra alla New California, iniziando una battaglia lunghissima fra le due fazioni più buone e famose del gioco. Dove la prima era migliore in tecnologia, la seconda però aveva i numeri. La confraternita pensava inizialmente che avrebbe vinto questa guerra, ritenendosi superiore alla New California, ma ben presto si rese conto che i numeri contavano, perché la New California poteva rimpiazzare i suoi soldati, mentre la confraternita aveva pochi uomini, essendo un gruppo chiuso ed elitario. Per ovviare a questo problema, la confraternita iniziò a usare gli Stealth Boy, dispositivi che rendono invisibili creati dagli USA per copiare le tecnologie stealth cinesi. Un team di soldati invisibili si infiltrò nel congresso della New California e lo fece saltare in aria, cosa che ebbe conseguenze gravissime. L'economia della California tracollò, motivo per cui la banconota NCR vale così poco in Fallout New Vegas, e si tornò ad utilizzare il tappo molto più di prima, ma soprattutto i viaggi nella New California divennero meno sicuri. E questo è il contesto in cui inizia il gioco, nel 2253, ossia 17 anni prima di Fallout 3, ad est di New Vegas. Il protagonista di Van Buren è un prigioniero. Potrete scegliere, personalizzando il personaggio, e decidere se è stato imprigionato per sbaglio oppure se era davvero un criminale, e a seconda del crimine avrete diverse abilità, una specie di test GOAT. Il prigioniero però si risveglia in una prigione diversa da quella in cui si era addormentato. Una gigantesca esplosione fa tremare tutto, la porta della sua cella si apre. Il prigioniero fugge attraverso i corridoi fino all'uscita, insieme a tutti gli altri prigionieri, correndo per di fiato, perché un esercito di robot li sta inseguendo. A questo punto il prigioniero è libero di esplorare il mondo, ma si accorge che ogni tanto sarà pedinato da robot che tentano di catturarlo per riportarlo alla Tibbetts Prison. Robot sempre più numerosi, sempre più intelligenti, sempre più forti man mano che il tempo passa. Qui scoprirà che tutti i luoghi presenti nel gioco e le varie fazioni disponibili. Il gioco era in 3D ed era anche disponibile una demo da scaricare se volete. Era presente sia una modalità a turni sia libera e si poteva giocare con un amico. Il gioco permetteva una grande libertà morale, erano presenti veicoli da guidare e persino da migliorare o usare come roulotte per avere dei laboratori portatili, con i quali si potevano craftare gli oggetti e armature. Non c'è soltanto la vita ma anche la stamina che serve per le azioni e si perde quando si viene feriti, tanto che oltre a morire si potrà anche svenire rischiando di venire catturati. E sarà possibile quindi comprare e vendere schiavi, e si potranno usare due mani invece di una. Camminando i personaggi inoltre lasciano impronte che si potranno seguire, specie con le giuste abilità. Durante i viaggi il prigioniero scopre perché i robot lo stanno inseguendo. Tutti i prigionieri delle Tibbetts Prison erano infetti da un virus, la nuova piaga, quella per cui fu originariamente sviluppato il FEV come cura. I robot li stanno catturando tutti quanti perché il computer della prigione, Odysseus, intelligenza, deve evitare una grande pandemia, e sono riusciti a recuperare il 90% dei fuggitivi. Ne mancano solo 7, 7 uomini speciali di cui il prigioniero è parte, e ogni luogo che hanno visitato adesso ha la nuova piaga, quindi dopo un certo periodo di tempo la popolazione inizierà a calare sempre di più nel gioco e gli attacchi dei robot saranno sempre più potenti. I robot sanno dove si trova il prigioniero perché seguono il suo Pip-Boy, in particolare è inseguito da Argos, il cane di Odisseo, un enorme robot segugio e super armato. Il prigioniero allora decide di cercare gli altri 6 e comincia andando alla diga di Hoover, la sede della New California, in questa regione. Il consigliere Dodge era stato mandato qui perché i generali migliori erano troppo preziosi per le missioni suicida come queste, da usare invece per la guerra contro la confraternita. Dodge venne così mandato in spedizione fino alla diga di Hoover per convincere gli abitanti della diga ad unirsi alla New California e in cambio i suoi uomini li avrebbero protetti. E qui iniziarono i problemi però, perché con l'attacco al congresso la New California smise di mandare rifornimenti e ora il governatore Dodge rimase isolato. Per fortuna le Crimson Caravans, guidate da Aelys, si resero disponibili a commerciare e sostenere l'insediamento, ma purtroppo la guerra con la confraternita andava male. Loro non sembravano mai finire le munizioni per qualche motivo. Dodge riuscì a pagare le Crimson Caravans usando il potassio che veniva generato dagli impianti di depurazione della diga. Con il potassio e il carbone è infatti possibile creare la polvere da sparo. Il governatore era disperato però, prevede i continui blackout, le riparazioni necessarie alla diga, ma venne salvato da un ghoul che dichiarava di venire da un luogo lontano da cui era stato esiliato, condannato a una tortura eterna, camminare in eterno fino allo spostamento. Il governatore lo salva e questo ghoul, Otto Steel, si dimostra un abile riparatore e sistema i vari problemi della diga. Il prigioniero arriva quindi alla diga e qui può risolvere vari problemi locali, sistemare i sistemi meccanici una volta per tutte, ottenendo Otto Steel come compagno. Poi salverà una supermutante di nome Beatrice da dei bulli, anche lei diventerà una sua compagna, violenta e un po' pazza, tipo la nonna Lily. E qui troverà anche una coppia di disagiati violenti, due dei 7 prigionieri, e con le cattive le convince che dovranno venire con lui. Non sono compagne, sono prigionieri per le Tibbetts Prison.
A questo punto Otto Steele guida il gruppo verso un luogo da cui proviene, una base militare nota come Reservation, ossia la vecchia Los Alamos, dove vennero create le prime bombe atomiche. Una grande porta ricavata da un camion ha i fari sparati sui protagonisti, chiedendo loro «Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete?» Un tappo. Reservation è stata colpita dalle bombe atomiche, quindi è immersa da una ruba radioattiva, e la squadra deve quindi indossare delle tute protettive. Reservation è popolata soltanto da ghoul, che schiavizzano gli umani. La base venne colpita dalle bombe e i militari si trasformarono in ghoul. Rimasti isolati a lungo, alla fine mandarono una spedizione di una dozzina di ghoul ad esplorare il mondo. Ma solo uno di loro tornò, il dottor Clark, seguito da diverse dozzine di ghoul presi da altri posti. Era come se il Messia fosse tornato dal pellegrinaggio nel deserto. Ma Clark non festeggiò con loro, raccontò delle persecuzioni che i ghoul subivano, disse che loro invece erano una specie superiore, i figli delle Wasteland, immortali ed immuni alle radiazioni, e che lui li avrebbe guidati verso il futuro, che loro avrebbero vissuto da quel momento isolati, perché dei pelle liscia non c'era da fidarsi. Creò un vero e proprio culto razzista, basandosi sulla paranoia, il pregiudizio e sul costante stato di guerra. Si fece venerare dei suoi, smise di farsi vedere, rimanendo nei livelli inferiori, e comunicando usando soltanto gli schermi, e mostrando soltanto la sua bocca, come se gli occhi potessero incenerire i visi immortali, totalmente in preda al suo delirio dittatoriale. Per due secoli Reservation ha accumulato i ghoul da ogni parte, diventando una superpotenza divisa in classi, dove i ghoul più importanti vivono più in profondità in questo inferno. Qui il prigioniero potrà salvare Gillian, un'altra dei Magnifici Sette, che però è stata catturata dai ghoul, lavorando assistendo il meccanico Hank, che si è affezionato a lei. Lui non odia gli umani, e in particolare non odia lei, anzi si è affezionato a lei, sono diventati amici e alla fine si è innamorato di lei. E il prigioniero dovrà negoziarne il rilascio, cosa che però spezzerà il cuore ad Hank, che però alla fine la lascerà andare. Potrà guadagnarsi la fiducia di Clark attaccando i carovanieri che hanno rubato le loro armi e ottenendo l'accesso ai piani inferiori, visto che Clark è curioso riguardo ad un umano che aiuta i ghoul, dove potrà vedere a questo punto la base immersa nella penombra, con le luci rosse d'emergenza, l'aria pesante e tossica, i prigionieri umani che lavorano senza sosta, a qualcosa. Ma sono tutti umani fragili, deboli, non per le condizioni estreme, ma perché i forti vengono portati via, in un luogo orribile chiamato semplicemente la Camera Verde. Clark affida un ghoul particolare al prigioniero, un certo Measle, che gli dice che, essendo i ghoul discriminati, ha bisogno di un umano che faccia da ambasciatore per Reservation nel mondo, e di portare Measle con sé. Uscendo, il prigioniero nota l'inceneritore dove vengono buttati i rifiuti, e nota che in quell'inceneritore ci sono tracce di ossa umane. Il prigioniero scopre Fort Abandon, un tempo chiamato Fort Aradesh, dal nome del fondatore della New California, che fu il luogo che una certa legione di Cesare attaccò per prima nella sua lunga guerra contro la California. Qui trova un uomo appeso a un albero, che potrà essere salvato. Un uomo ricoperto di bende, ustionato e terribilmente cattivo. Si tratta di Joshua Graham, proprio lui. Fu in questo gioco che venne ideato, ma è ancora cattivo, crudele, sadico, prima della sua conversione. Spesso provoca gli altri personaggi nell'iniziare conflitti. Salvarlo rende il prigioniero odiato dalle tribù per via dei suoi crimini. Joshua indirizza tutti quanti verso New Canaan, la terra dove vivono i mormoni, e si rifiuta di entrarvi, aspettandoci invece a Bahan Springs. Il prigioniero è venuto qui per conto di Dodge, che vorrebbe conquistare la città, ma è disposto alla pace se l'incendio senza fine di Bahram Springs sarà spento. Così potrà costruire una base lì, invece che a New Canaan. Questo paesino è popolato interamente da mormoni e ha una storia quasi biblica. Un volt, infatti, venne occupato interamente da questa categoria religiosa che si salvò dall'Apocalisse, e quando questi uscirono fondarono New Jerusalem, guidati dal profeta Judah Black, che proclamava di parlare con Dio. Ma New Jerusalem, così isolazionista, attirò l'invidia delle tribù vicine, che alla fine la attaccarono distruggendola. Solo l'1% della popolazione sopravvisse, e anche Giuda morì. I sopravvissuti fondarono New Canaan, e un certo Jeremiah Rigdon, scosso da una febbre violentissima durante la quale parlava una lingua incomprensibile, si risvegliò dicendo di aver parlato con Dio, e che ora era lui il profeta vivente. Creando a New Canaan una società in stile mormone, gli uomini possono avere più mogli per riprodursi meglio, sono proibite droghe, alcol, tabacco, la legge morale regnano, e soprattutto la città deve ospitare chiunque chieda aiuto per non commettere l'errore che causò il crollo di New Jerusalem. Per questo New Canaan accoglie tutti i profughi della guerra fra New California e Confraternita. Molti ritennero che lui non fosse un vero profeta, e guidati dal vescovo Mordecai lasciarono la città, tornando poco dopo con la coda fra le gambe. Geremia li raccolse, senza biasimarli. Ma alcuni si oppongono ancora a Geremia, lo ritengono un buonista e soprattutto si oppongono a lui gli abitanti di Gerico, una città fondata da mormoni fuggiti che decisero di vivere in modo libero, senza tutte queste regole, e che sono in guerra contro New Canaan, perché Geremia manda contro di loro la mano di Dio. No, non Maradona, un esercito di zeloti a lui fedelissimi. È una situazione difficile. Geremia ci comunica che Joshua un tempo era un mormone, ma venne bandito quando si unì alla legione di Cesare, diventando il Legatus.
Quando però Cesare rimase deluso della sua performance, lo fece bruciare vivo e lo gettò nel Grand Canyon, lasciandolo appeso e maledetto lì dove il prigioniero lo ha trovato. Joshua si vergogna per le sue azioni malvagie e per questo non vuole passare da New Canaan. Qui a New Canaan il protagonista troverà un altro dei prigionieri, Daniel, il quale è un bugiardo compulsivo, ha diverse mogli e le tradisce costantemente e lo convince a venire con lui alle Tibbets. Inoltre potrà risolvere il problema dell'apostolo Jude, che da molto tempo cura un ghoul brillante, ma nel curarlo si sta ammalando per le radiazioni. Questa sarà una delle scelte più difficili del gioco: lasciarlo continuare le cure, ma alla fine gli verrà il cancro e morirà, oppure dirgli di lasciar morire il ghoul. Inoltre potrà diagnosticare la schizofrenia in Rivelazione John, un supermutante che ha spesso visioni divine, che si rivelano però essere appunto fasulle date dalla pazzia causata dagli Stealth Boy, dato che un tempo era un Nightkin. Ricordatevi questa cosa, un evento che porterà Geremia stesso a dubitare delle sue abilità. A questo punto il prigioniero, se vuole, potrà uccidere Geremia, o deporlo per volere dello sceriffo del Gerico. Perché finché Geremia sarà al potere, New Canaan non prospererà con tutte queste regole moraliste, e perché non ci sarà pace fra le due città. Oppure il prigioniero può intavolare la discussione diplomatica, portando la pace fra le due città e riparando la centrale elettrica. In questo modo New Canaan e Gerico vivono in pace, si arricchiscono con il commercio a nord, ma restano, nonostante tutto, posti morali, giusti, dove la gente può trovare rifugio. Qui, inoltre, il prigioniero trova un nuovo compagno, Battery, un meccanico che dice di venire da una tribù fissata con la scienza e la matematica. Con lui riesce a spegnere l'incendio di Borham Springs, esplorando le miniere e riparando le tecnologie ivi presenti insieme ad un tale Arcade Gannon, giovane membro dell'enclave, e favorendo la pace così fra New California e Gerico e New Canaan. Battery indirizza la squadra a Mesa Verde. Il villaggio venne fondato da alcuni scienziati fuggiti dallo Salamos, che decisero di insegnare alle tribù presenti in zona tutto ciò che sapevano di fisica, chimica, matematica, biologia, tecnologia, medicina, storia e cultura, al fine di preservare queste importantissime conoscenze, e disegnarono tantissimi simboli e formule in tutte le caverne di Mesa Verde, formando un grandissimo disegno in cui tutte queste complesse formule si uniscono in un solo grande puzzle che solo le migliori menti possono risolvere. Da questi bambini super educati nacquero i Cypher, una tribù fissata con la scienza la cui lingua è quasi incomprensibile a chi ha scarsa intelligenza. Un tempo avevano un computer in cui immagazzinavano le altre conoscenze scientifiche, ma poi questo computer venne distrutto da un loro anziano che aveva imparato il loro contenuto a memoria, temendo che queste conoscenze potessero venire utilizzate per il male. Ed a questo momento si sarebbero trasmesse a memoria di generazione in generazione ad un solo saggio, il Mnemonic, proprio come nel film The Giver, un vecchio simile ad Obi-Wan Kenobi, che alla nascita di ogni Cypher utilizza complessa matematica per definire un numero che simboleggia quell'uomo, un numero che per loro è come il segno zodiacale sulla base del quale organizzano la loro vita e persino i matrimoni. Se glielo chiedete, vi dirà che il numero del prigioniero è il 13, il numero dell'abitante del Vault che salvò la California dal Master. Le loro conoscenze però ormai sono sempre più pratiche e meno teoriche, sanno riparare i marchingegni ma stanno dimenticando perché funzionano, gli interessa soltanto il come. Il protagonista li potrà aiutare in varie questioni tecnologiche, potrà fornire loro dei computer ed infine li aiuterà a salvarsi da un gruppo di predoni che si fanno chiamare i cani di Hecate, il cui simbolo è una strana vipera. A Mesa Verde troverà il penultimo dei prigionieri, ossia Black Jack, un supermutante braccato da Alexandra che vuole catturarlo per consegnarlo alla Legione. Il prigioniero convince Alexandra a liberare Black Jack e lei diventa una sua compagna. È una ex mormone i cui genitori vennero uccisi dalle persone che stavano aiutando. Da quel momento lei è diventata cinica e pessimista e odia aiutare gli altri, quindi se il prigioniero sarà buono lei avrà pessimi rapporti con lui. Ma quando andrà a New Canaan si risveglieranno i suoi ricordi dell'infanzia. I Cypheriti sono molto intelligenti e hanno bisogno di qualcuno che li protegga e con cui commerciare. E chi meglio della confraternita d'acciaio? Così il prigioniero e la sua squadra si dirigono al Maxon Bunker. Qui trovano la confraternita chiusa, isolata ed impegnata anch'essa nella guerra. Il prigioniero fa diverse missioni per loro e alla fine organizza l'alleanza fra Cypheriti e la confraternita, protezione in cambio di conoscenza. Dopo diverse missioni per la confraternita però Dodge rischia di diventare geloso, quindi nuova missione per la New California. Il prigioniero e i suoi vanno a Denver, ora chiamata Dog City. Come mai? Denver prima della guerra era una città popolatissima, che durante la guerra soffriva di enormi scarsità e quindi di rivolte, e molti si facevano arrestare soltanto per finire in prigione e avere cibo. La polizia si armò pesantemente, in particolar modo di mezzi robotici e di cani addestrati. Ci fu un incidente, un gruppo di spie cinesi aveva ottenuto la nuova piaga e vennero scoperte in mezzo alla città, vennero linciati dalla folla, ma il virus in questo modo venne rilasciato, il popolo andò nel panico e quindi usarono tutte le macchine disponibili con ancora carburante per scappare dalla città, rimanendo però bloccati in un traffico apocalittico, e tutto questo quindi fu inutile perché proprio quel giorno caddero le bombe e gli abitanti rimasero intrappolati nella città.
Denver si riempì quindi dei discendenti dei cani della polizia, selvaggi e pericolosi, che ora infestano la città. La città è abitata dai Salvagers, un gruppo di prigionieri della New California colpevoli di aver fatto, guidati da Porter, una grande rapina alla banca centrale. La rapina fallì e vennero tutti quanti catturati uno dopo l'altro, ma i soldi sparirono e ancora oggi Porter si sente in colpa per aver causato la crisi economica di cui è in parte responsabile. La New California in questo modo li ha obbligati a lavorare come scout, anche per svuotare le carceri piene, cercando risorse nelle rovine di Denver, e quando avranno trovato abbastanza roba di valore da ripagare il debito, saranno rilasciati. Molti di loro hanno legami con i Powder Gangers, ossia prigionieri fuggiti e ora rivoltosi. Il problema è che ora sono isolati a Denver, e la diga è isolata dalla New California, e dopo averci messo un anno ad arrivare perdendo metà degli uomini. Non solo l'isolamento, i cani, ma ci sono anche gli schiavisti della legione intrappolati nella città. Se il prigioniero sarà una femmina, Porter gli offrirà una guardia, dato che gli Scavengers non vedono una donna da molto tempo. Il prigioniero si unirà a loro, stando attento a non chiamarli Scavengers, dato che lo ritengono un insulto, senza chiedere loro del passato criminale, cercando anche lui roba da commerciare, ma senza entrare nei territori di altri Scav, altrimenti sarà marchiato come Jumper. Potrà riparare un Mr. Handy chiamato Job, che lo aiuterà e diventerà suo compagno. Potrà inoltre riparare un gigantesco robot canide, CRBS, ovvero sia Cerbero, che un tempo lavorava per la polizia. Questo compagno però non potrà uscire da Denver, ma ogni volta che il prigioniero tornerà in città, troverà questo fedele segugio ad aspettarlo. Chissà che scontro fra Cerbero e Argos. Il prigioniero organizza il commercio fra la diga e Denver, e ripara la stazione dei treni, ma per farlo dovrà sterminare i predoni delle Iron Lines, che venerano appunto i treni come delle divinità. A questo punto il prigioniero e la sua squadra vanno nella tribù dei Blackfoot. Questa tribù nacque da un gruppo di soldati dell'esercito dopo la guerra, guidati da John Block, che divennero praticamente dei predoni, usando le loro armi avanzate. Questi predoni trovarono una comunità di agricoltori e dopo iniziali screzi decisero di unirsi. Gli agricoltori avrebbero coltivato e allevato, loro invece avrebbero pensato alla difesa, e nacque così un villaggio molto forte. A questo villaggio si aggiunsero alcuni nativi americani che dopo le bombe erano usciti dalle riserve e che portarono nel villaggio la loro cultura e la loro abilità di sopravvivenza nella natura. Il risultato di questo mix furono i Blackfoot, una tribù di schiavisti potentissima, da cui veniva Sulik, il vecchio amico di Fallout 2. Qui si crea l'unica contraddizione con Fallout New Vegas, dato che in Van Buren i Blackfoot non fanno parte della legione, mentre in New Vegas si è stabilito che furono la prima tribù e anzi la legione è nata proprio da questi. Problema che però si può risolvere postulando che all'epoca la legione non era ancora così uniformata e le varie tribù avevano ancora autonomia e mantenevano la propria identità, e quindi i Blackfoot, che pure dovrebbero essere il nucleo della legione, hanno ancora la loro autonomia. Qui troverete l'ultimo prigioniero, Chagas, il quale è rivale di Kurisu, ossia la sorella di Sulik, ora adulta, che potrà diventare una vostra compagna. I due si contendono il dominio della tribù, e qua è difficile capire cosa è successo, perché ci sono due finali, uno in cui il protagonista gli insegna ad utilizzare le armi, e così loro diventano ottimi schiavisti, e uno in cui gli insegna l'allevamento, facendoli diventare tranquilli allevatori. Questo secondo finale è il più buono, ma contraddice l'idea che i Blackfoot si siano uniti alla legione diventando schiavisti a tempo pieno. Forse i Blackfoot si sono separati dalla legione dopo averla fondata, o più probabilmente questo è l'unico caso in cui è canonico il finale cattivo, oppure la tribù è semplicemente stata assimilata comunque a forza. Comunque, i Blackfoot hanno assorbito una tribù chiamata Hang Dogs, che ossia sono nata dai cani. Si nutrono di cani, allevano i cani, addestrano cani fortissimi. Qui il protagonista potrà unirsi a loro dimostrando di essere capace di addomesticarne uno, e anche di prendere il loro cane più furioso, affetto da rabbia, e decidere se curarlo, cosa che lo renderà più debole, oppure lasciarlo malato, così sarà forte ma morirà. Oppure se usarlo come stallone da monta, e sarà il dog meat di questo gioco. In ogni caso, il prigioniero convince gli Hang Dogs a prendersi i cani di Denver che lui non ha sterminato, e così coglie due piccioni con una fava, risolvendo il problema per tutti. A questo punto torna alla confrateria d'acciaio, cura l'anziana Andrea Brixley e scopre che è stata avvelenata, e poi scopre chi è l'avvelenatore, il cavaliere Devon Hill, il capo del Circolo d'Acciaio, una fazione segreta e oltranzista della confraternita. Devon Hill era un soldato fiero della confraternita, uno di quelli che usò gli Stealth Boy in modo prolungato. Le sue missioni erano segrete, ergo non ricevette alcuna gloria, ma lui accettò questo fatto. Ma poi si scoprì che gli Stealth Boy causavano schizofrenia, e così la sua unità venne chiusa, ma lui si convinse che questo era tutto un complotto dei politici, che la confraternita era debole, piena di traditori, che doveva tornare ad essere grande e distruggere tutti i loro nemici, il tutto alimentato dalla depressione e l'ansia di questa lunga guerra in cui loro, la confraternita così superiore, stavano perdendo contro i barbari membri della New California, motivo per cui attacca tutte le carovane e vuole impedire ad ogni costo la pace fra confraternita e New California. Christine Royce, da Dead Money, faceva parte di questo circolo. Ecco perché Dodge menziona che aveva provato a contattare in tutti i modi la confraternita, sempre senza successo. E così il prigioniero li libera tutti, anche se gli resta il dubbio morale. Sono impazziti per via delle missioni che hanno eseguito, dunque sono davvero colpevoli in realtà? La guerra.
la guerra non cambia mai. A questo punto il prigioniero riceve una missione dalle Threesome Caravans, rivali delle Crimson Caravans. Questi erano visti male da Dodge, visto che erano gestiti da ex prigionieri per furto, nonché italo-americani, e infatti il loro capo si chiama Enzo Giordano. Enzo convince il prigioniero a cercare le prove del fatto che Alice ha mentito. Si scopre quindi che Alice vendeva armi sia a Dodge sia al bunker della confraternita, in modo da far continuare la guerra all'infinito mentre lei guadagnava sempre di più. E per questo lei aveva una corrispondenza con Devon Hill e faceva spionaggio corporativo. Il suo obiettivo era aspettare che Dodge impazzisse per tutti i problemi e si dimettesse. A quel punto lei avrebbe preso il suo posto, avrebbe fatto saltare in aria la porta del bunker chiudendo la confraternita dentro a morire e sarebbe ritornata come salvatrice. Alice viene così estromessa dai suoi merci in zona e il suo complotto viene fermato, le Threesome Caravan si arricchiscono al suo posto ed infine viene siglata la pace fra il bunker di Mattson e la diga di Hoover. Ma la guerra fra New California e agli altri distaccamenti della confraternita purtroppo continuerà, ma almeno in questa zona ci sarà pace. Il prigioniero affronta anche i Van Graff, una famiglia mafiosa sanguinaria e violenta originaria di Redding, che rivaleggia con i Wrights, che, come ci viene confermato da Isaac in New Vegas, sono ora al comando di Norino, insieme ai Bishop. In questo momento Norino non fa ancora parte della New California e i Wrights hanno ereditato alcune delle attività criminali delle vecchie famiglie mafiose. I Van Graff e i Wrights non si affrontano apertamente, o la New California li potrebbe abbattere entrambi. I Van Graff sono stati fondati da Tiaret, la matriarca. Ha avuto diversi mariti e quindi diversi figli, tutti fedelissimi a lei. Mentre i Wrights vivono di droga e di mercanzia, loro vivono di armi e di oro. Amano la Legione di Cesare e odiano la New California per via delle sue tasse e regolazioni. Dopo averli sconfitto e dopo aver trovato altri due compagni, ossia Ashley, una dottoressa, e Christina, una delle prigioniere dei New Cans, il prigioniero e il suo mini esercito sono pronti ad andare alle Tibet Prison, riportando i 7 prigionieri per scoprire la verità. Se questo video ti è piaciuto ricordati di mettere mi piace, iscriverti al canale e di visitare la pagina Facebook, il profilo Telegram e il profilo Twitter. Inoltre, se questa rubrica ti piace, aiuta a sostenerla condividendo questo video e scrivendo qua sotto i tuoi pensieri. Ci vediamo al prossimo video.